Una settimana fa il direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di portare al prossimo Consiglio federale la proposta della promozione delle prime e della retrocessione delle ultime quattro squadre dei 9 gironi, stando alle classifiche cristallizzate alla sospensione. Decisione che ha fortemente contrariato i club che, in caso di ratifica federale, sarebbero costretti a tornare in eccellenza e che si sono messi insieme e hanno costituito un comitato, Serie D Salviamoci, coordinato dal presidente del Grumentum Valdagri, Antonio Petraglia, che di professione fa l'avvocato e così spiega perché queste retrocessioni sarebbero illegittime. Cioè, in questi giorni abbiamo sentito un mantra che veniva anche dallo stesso presidente Gravina, che in realtà è persona molto illuminata, molto preparata. Si dice: se ci sono promozioni ci debbono essere anche retrocessioni, e quindi collegandolo al merito sportivo. Sono d'accordo, ma questi brocardi sono valevoli se la stagione si conclude, cioè nel caso di fisiologia degli eventi, no? Cioè, voglio dire, chi aveva delle aspettative di salvarsi e non ha potuto farlo sul campo, interviene un elemento esogeno. Come si ragiona? Per effetto della pandemia tu non vieni salvaguardato, cioè c'è un provvedimento afflittivo, la retrocessione. E questa è l'abnormità della decisione. Peraltro, le decisioni del direttivo LND per Petraglia sono state prese senza ascoltare i presidenti, sono di stampo ragionieristico e non di buon senso. Ci sarebbe un'alternativa, anche a prova di ricorsi. In Europa per Covid non si retrocede. Soluzioni molto semplici: bastava andare in sovrannumero l'anno prossimo, poi bisogna vedere quante squadre se ne iscrivono per la crisi, e era un anno eccezionale, si potevano trovare situazioni eccezionali e già dall'anno prossimo si potevano prevedere un numero di retrocessioni più significativo, che tra l'altro perché era ragionevole? Perché neutralizzava da subito tutta una serie di ricorsi che invece ci saranno, perché noi in blocco andremo tutti alla magistratura. Non escludiamo, in ipotesi in cui dovessimo avere ragione, azioni risarcitorie parallele per i danni, perché qui non ci fermeremo al discorso dei giudizi sportivi, perché queste società stanno subendo un enorme danno che sarà quantificato sotto il profilo patrimoniale. Al comitato hanno aderito anche le abruzzesi Chieti ed Avezzano, a rischio retrocessione. Il Chieti e l'Avezzano sono proprio l'espressione classica di due realtà fondamentali per il territorio, che dovrebbero subire una decisione scellerata che li manderebbe in eccellenza ingiustificatamente, quando avrebbero potuto difendere il titolo sul campo. Ma sa cosa significa questo a livello sportivo? La perdita di appeal di un titolo che è un titolo di Serie D e dovrebbero degradare in eccellenza. È sacrosanta e giusta la protesta dei miei colleghi.